emblematica, nel senso che l'assegna una capacità di fare rete tra le varie istituzioni, le istituzioni afferenti all'ordine pubblico, la questura, la prefettura, la magistratura, l'arma dei carabinieri, l'università, le scuole e non ultimo il Comune di Salerno. Una volontà di fare rete, fare sinergia e mettere a disposizione le competenze specifiche di ciascuno per la lotta a questo cancro che ci affligge, l'usura, il racket e quant'altro. Salerno credo che abbia una situazione sufficientemente tranquilla, naturalmente non ci nascondiamo che ci possono essere delle situazioni laterali che in qualche modo affliggono la nostra economia, ma diciamo sostanzialmente la situazione credo che sia sufficientemente tranquilla. L'amministrazione De Luca ha lavorato molto sulla sicurezza, come è noto, e abbiamo dato anche dei segnali simbolici importanti. Ad esempio, noi abbiamo accolto nella nostra città una donna vittima di un omicidio di camorra, abbiamo dato a questa donna un'abitazione ed un lavoro. L'abitazione gliel'abbiamo data in una casa sottratta alla camorra. Così come abbiamo dato ad un'associazione che gestisce le famiglie pluriproblematiche, con una brutta parola che si usa, abbiamo dato un bene sottratto alla camorra anche a questa associazione. Cioè, oltre all'aspetto, come dire, strumentale, funzionale della cosa, c'è anche un aspetto simbolico che credo sia un valore aggiunto. L'assessore Savastano ha lavorato attivamente su queste iniziative e credo che i risultati in qualche modo siano sotto gli occhi di tutti. Una diffida precisa, una richiesta chiara, insomma, quella all'amministrazione di considerare nullo, insomma, comunque di risolvere questo contratto con Sogin. Sì, a nostro avviso il contratto è legittimo, è stato stipulato ai sensi dell'articolo 57 del codice degli appalti, che è un articolo che riguarda gli appalti di servizi. In questo caso non è un appalto di servizio, ma è una concessione di servizio e andava regolamentato ai sensi degli articoli 3 e 30, che oltretutto non rendono possibile alcuna proroga e alcuna estensione del contratto, ma prevedono praticamente comunque la necessità di fare delle gare, anche se ristrette, per riaffidare praticamente l'eventuale concessione. Quindi a nostro avviso anche eventuali clausole che consentivano prorogo e estensione sono non valide, come dice anche la giurisprudenza che abbiamo menzionato in modo dettagliato nella diffida. E evidenziamo anche che in altri comuni queste motivazioni hanno portato alla revoca del contratto in autotutela da parte dell'amministrazione. Diamo inoltre un'opportunità, visto che nei giorni scorsi con il consueto populismo l'ex sindaco ha tuonato contro la Sogget, che non ha nessuna colpa, perché la Sogget, ricordiamo, che è l'ente di riscossione, il braccio armato della volontà politica e amministrativa dell'amministrazione. Gli diamo la possibilità di fare una battaglia con noi, cioè chiede anche lui la revoca della convenzione con la Sogget, se ritiene praticamente come noi che la Sogget stia portando avanti un'attività eccessivamente persecutoria, con accanimento anche nei confronti di contribuenti corretti o evidentemente in buona fede, ecco, chieda l'annullamento del contratto e quindi l'annullamento di tutti gli atti prodotti dalla Sogget come ente incompetente. Portello nel settore socio-formativo del Comune di Salerno e partirà subito dopo, le attività partiranno subito dopo la pausa delle festività pasquali. Abbiamo intenzione di far partire una campagna di sensibilizzazione sul territorio e di informazione sul territorio, che sarà fatto soprattutto con la divulgazione di questi opuscoli, coinvolgendo le associazioni di categoria dei commercianti in particolar modo, ma la cosa più importante che noi vogliamo fare è quella di arrivare al mondo della scuola con delle iniziative dove chiediamo alle autorità presenti oggi in conferenza stampa di insieme a noi e accompagnare, insomma, momenti di dibattito e di confronto nel mondo della scuola su un principio fondamentale che è quello del rispetto delle regole e l'educazione alla legalità.